Ciao a tutti ragazzi, io sono Umberto e ben ritrovati in questo mio nuovo video / podcast. Perché podcast? Perché oggi sono qui con voi per presentarvi un diverso format, un topic nuovo. Perché ho intenzione, come nella descrizione appunto del canale, se andate a vedere la trovate, di portarvi anche dei video sulla criminologia, ovvero crimini mai risolti o anche, magari anche risolti, davvero pazzeschi, davvero impressionanti. Quindi mi raccomando, preparatevi qualche snack, qualche popcorn, qualche patatina, perché ora stiamo per cominciare. Voglio raccontarvi una storia davvero terrificante, quindi indossate bene le cuffie e ascoltate. Il caso dell'uomo Somerton, o meglio definito caso Taman Sud, un caso di cronaca mai risolto. Il cadavere venne rinvenuto la mattina del 1 dicembre 1948 alle 6:30 lungo la spiaggia di Somerton, Adelaide, in Australia meridionale. All'arrivo della polizia, il corpo era disteso sulla sabbia, con la testa adagiata sull'argine e i piedi incrociati rivolti verso il mare. La polizia non notò alcunché di strano sul corpo. Il braccio sinistro era disteso, il destro era piegato. Aveva una sigaretta intera dietro l'orecchio e un'altra sigaretta fumata a metà era sulla parte destra del colletto del cappotto, tenuta ferma dalla guancia dell'uomo. Nelle tasche vennero rinvenuti un biglietto dell'autobus usato da Adelaide a St. Leonard a Glenelg, un biglietto ferroviario di seconda classe non usato da Adelaide a Henley Beach, uno stretto pettine americano di alluminio, mezzo pacchetto di gomme da masticare Juicy's Fruit, un pacchetto di sigarette Army Club contenente sigarette Kensitas e un pacchetto di fiammiferi Bryant & May pieno per un quarto. Dei testimoni avrebbero poi affermato di aver visto, la sera del 30 novembre, un uomo simile a quello trovato morto nella stessa identica posizione e nello stesso punto del cadavere. Alle 19 una coppia lo vide stendere il braccio destro e poi farlo ricadere fiaccamente. Un'altra coppia invece affermò che nella mezz'ora tra le 19:30 e le 20 in cui lo videro non lo notarono muoversi, anche se ebbero l'impressione che avesse cambiato posizione. I due testimoniarono di aver commentato fra loro che sarebbe potuto essere morto, visto e considerato che non reagiva nemmeno in moscerini, ma avendo giudicato più probabilmente che fosse addormentato oppure ubriaco, non indagarono oltre. I testimoni affermarono che l'uomo era nella stessa posizione in cui la polizia l'avrebbe ritrovato la mattina seguente. Secondo il patologo John Barton Cleland, professore emerito all'Università di Adelaide, l'uomo aveva tratti britannici, dimostrava fra i 40 e i 45 anni di età ed era in condizioni fisiche perfette. Era alto 1,80 m circa, con occhi nocciola e capelli biondo rossiccio leggermente grigi attorno alle tempie, con spalle ampie e vita stretta. Mani e unghie non mostravano alcun segno di lavoro manuale e le dita dei piedi erano conformate come quelle di un ballerino o di qualcuno che indossava abitualmente scarpe a punta. Anche i muscoli del polpaccio erano sviluppati come quelli di un danzatore. Questi potrebbero essere tratti genetici dominanti, oltre ad essere caratteristici anche dei corridori di medie e lunghe distanze. Era vestito con abiti di qualità, cioè camicia bianca, cravatta rossa e blu, pantaloni marroni, calzini, scarpe e, benché la notte e il giorno precedenti fossero stati caldi, un pullover marrone fatto a maglia e un cappotto grigio marrone a doppietto. Tutti i vestiti erano privi dell'etichetta con i nomi del proprietario e l'uomo non portava il cappello, fatto insolito nel 1948, specie per qualcuno vestito in quella maniera, e ne aveva un portafoglio. Era ben rasato e senza segni distintivi. Il defunto non possedeva nulla che potesse identificarlo, il che portò la polizia a pensare a un suicidio. Poco dopo venne effettuata un'autopsia. Il patologo stimò l'ora della morte a circa le 2 di mattina del 1 dicembre. Scrivette questo nei documenti: il cuore di dimensioni normali e normale in ogni altro particolare. Nel cervello si distinguono facilmente piccoli vasi congestionati non comunemente osservati. La faringe è congestionata e l'esofago è ricoperto da uno sbiancamento degli strati superficiali della mucosa, con un patch di ulcerazione posto al centro. Lo stomaco è profondamente congestionato. Vi è congestione nella seconda metà del duodeno. Nello stomaco è presente sangue mescolato con cibo. Entrambi i reni sono congestionati e nei vasi del fegato vi è un'eccessiva quantità di sangue. La mezza è sorprendentemente grande,
circa 3 volte la dimensione normale. Al microscopio si rivela necrosi al centro dei lobuli epatici, emorragia gastrica acuta, vasta congestione del fegato e della milza e congestione del cervello. Dall'autopsia si scoprì che l'ultimo pasto dell'uomo era stato un pasti 3-4 ore prima della morte, ma non venne rinvenuta alcuna sostanza estranea nel corpo. DVR, il dottore patologo, concluse affermando: «Sono piuttosto convinto che la sua morte non possa essere stata naturale. Il veleno che ho ipotizzato era un barbiturico o un ipnotico solubile. Anche se l'avvelenamento rimase un'ipotesi forte, il pasto non era assolutamente considerato la causa». Oltre a ciò, il coroner non riuscì a definire l'identità dell'uomo, la causa di morte o anche se l'uomo visto la sera prima del 30 novembre fosse lo stesso del morto trovato la mattina dopo, dato che nessuno vide la sua faccia quella sera. Venne coinvolta anche Scotland Yard, senza alcun risultato. Una fotografia dell'uomo e le sue impronte digitali vennero fatte circolare ben oltre i confini nazionali, con esito negativo. Poiché il corpo rimase senza identificazione, il 10 dicembre successivo fu imbalsamato e secondo la polizia era la prima volta che questa procedura si rendeva necessaria. La mattina del 2 dicembre il caso trovò spazio in un trafiletto in terza pagina di Dal The Advertiser, un giornale locale di Adelaide, che indicò quest'uomo come E.C. Johnson, come possibile identità della vittima. Il The News, un altro quotidiano locale, mise l'articolo in prima pagina nel pomeriggio, dando maggiori dettagli sull'uomo ignoto. Il 3 dicembre Johnson si presentò vivo alla polizia, che lo depennò quindi dalla lista delle potenziali identità del cadavere. Sempre quel giorno, The News pubblicò una foto dell'uomo in prima pagina, incrementando il numero di dichiarazioni sulla possibile identità da parte dei lettori, mentre il 4 dicembre la polizia dichiarò che le impronte digitali dell'uomo non erano nei registri dell'Australia meridionale e che quindi le indagini dovevano essere estese fuori dallo Stato. Il 5 dicembre The Advertiser riportò che la polizia stava indagando nei registri militari dopo che un uomo affermò di aver preso un drink con un individuo simile a quello trovato morto in un hotel a Glenelg il 13 novembre. In quel frangente l'uomo misterioso gli avrebbe mostrato una tessera di pensionamento militare con il nome solo Monson. Seguirono diversi altri tentativi di riconoscimento del corpo. A inizio gennaio del 1949, due persone lo identificarono come Robert Walsh, un ex taglialegna 63enne che lasciò Adelaide svariati mesi prima per comprare pecore nel Queensland e non fece più ritorno, come invece previsto a Natale. Un tale James Mack, dopo essersi dapprima dichiarato incapace di riconoscere l'uomo, contattò la polizia, confermando che si trattava di Walsh, ma non lo disse prima, in quanto aveva notato una differenza nel colore dei capelli. Sebbene scettica, considerando che Walsh sarebbe stato troppo vecchio per essere quell'uomo, la polizia confermò che la conformazione fisica del corpo avrebbe potuto essere quella di un taglialegna, anche se lo stato delle mani indicava che non svolgeva quel lavoro per almeno un anno e mezzo. Anche questa pista venne smontata però quando la signora Elizabeth Thompson, che era stata una delle prime persone a identificare il corpo come Robert Walsh, cambiò parere dopo averlo visto una seconda volta, notando l'assenza di una certa cicatrice e la lunghezza delle gambe diversa da quella di Walsh. Verso l'inizio di febbraio 1949 c'erano state in totale 8 identificazioni positive, fra cui 2 uomini di Darwin che l'avevano scambiato per loro amico. Altri invece lo credevano uno stalliere o un operaio di un battello a vapore scomparsi o anche uno svedese. Degli investigatori di Victoria avanzarono l'ipotesi che l'uomo potesse essere dello stato di Victoria per la somiglianza delle etichette di manutenzione con quelle usate da molti lavasecco di Melbourne. Quando la foto dell'uomo cominciò a circolare anche in Victoria, ben 28 persone dichiararono di averlo riconosciuto, ma tutte le affermazioni vennero scartate in seguito ad ulteriori indagini per le quali le probabilità che fosse vittoriano erano scarse. Nel novembre del 1953 la polizia annunciò di aver recentemente ricevuta la 251esima dichiarazione di identificazione da parte di un cittadino, rimarcando però che l'unico indizio di alcun valore in quel caso fossero i vestiti che indossava. Il caso conobbe una svolta il 14 gennaio 1949, allorché il personale della stazione di Adelaide ritrovò una valigia marrone, la cui etichetta era stata rimossa, che era stata consegnata al guardarobe della stazione dopo le 11 del 30 novembre 1948.
Al suo interno conteneva una vestaglia a quadri rossi, delle pantofole di feltro rosso di settima taglia, quattro paia di mutande, pigiama, strumenti per radersi, un paio di pantaloni marroni chiaro come quello della sabbia nei risvolti, un cacciavite da elettricista, un coltello da tavola ridotto a un corto strumento affilato, un paio di forbici a punta, un pennello da stencil e infine un rocchetto di filo cerato arancione di marca Barbour, di un tipo insolito, non in commercio in Australia. Era lo stesso usato per riparare la fodera di una tasca dei pantaloni che l'uomo di Somerton casualmente stava indossando. Tutte le targhette identificative dei vestiti erano state rimosse, ma la polizia trovò il nome T. Kane su una cravatta, Kane su una sacca porta biancheria e Kane senza la E finale su una canottiera, assieme a tre marchi da lavasecco, 1171-7, 4393-7 e 3053-7. La polizia credeva che chiunque avesse rimosso le targhette dagli altri vestiti avesse lasciato apposta quelli con il nome Kane, sapendo che non era il nome dell'uomo morto. Venne successivamente fatto notare che le etichette Kane erano le uniche che non sarebbero potuto essere rimosse senza danneggiare l'abito. Dopo una ricerca si scoprì che in nessuno dei paesi di lingua inglese era scomparsa una persona di nome T. Kane e anche una pubblicazione a livello nazionale dei marchi da lavasecco si rivelò infruttuosa. Di fatto tutto quello che poteva essere ricavato dalla valigia era che, per come era fabbricata, poteva essere stata prodotta solo negli Stati Uniti e dato che non risultava essere stata importata, significava che l'uomo era stato negli Stati Uniti o l'aveva comprata da qualcuno che c'era stato. Dopo aver controllato i registri ferroviari, la polizia concluse che l'uomo era arrivato di notte a Melbourne, Sydney o Port Augusta, aveva fatto una doccia e si era rasato ai bagni cittadini prima di ritornare alla stazione dove avrebbe comprato un biglietto per il treno delle 10:50 per Henley Beach che, per ignote ragioni, perse o comunque non lo prese. Dopo essere ritornato dai bagni avrebbe lasciato la sua valigia al guardaroba della stazione prendendo poi un autobus per Glenning. Derek Abbott, che studiò il caso, avanzò l'ipotesi che l'uomo avesse comprato il biglietto del treno prima di farsi la doccia. I bagni pubblici della stazione erano chiusi quel giorno, quindi scoprendolo e dovendo raggiungere i bagni cittadini avrebbe perso almeno 30 minuti, il che spiegherebbe il mancato utilizzo del biglietto ferroviario e l'utilizzo dell'autobus. Un'inchiesta sulla morte dell'uomo misteriosa, condotta dal coroner Thomas Erskine Cleland, venne avviata pochi giorni dopo la scoperta del corpo e continuò ad essere rinviata fino al 17 giugno 1949. John Barton Cleland, il patologo assegnato al caso, riesaminò il corpo e notò diversi particolari. Innanzitutto le scarpe dell'uomo erano molto pulite e probabilmente anche lucidate di recente, anziché essere nello stato che ci si sarebbe aspettato in un paio di scarpe usate per girovagare per Glenning tutto il giorno. Ciò avrebbe dato sostegno alla teoria, secondo cui il corpo sarebbe stato portato alla spiaggia dopo la morte, che era stata formulata inizialmente a causa della mancanza di vomito e convulsioni, i due principali effetti del veleno. Thomas Cleland ipotizzò che, dato che nessuno dei testimoni poteva affermare con certezza che l'uomo visto la sera del 30 novembre fosse lo stesso ritrovato la mattina dopo, rimaneva la possibilità che quest'ultimo fosse morto altrove e fosse stato poi abbandonato sulla spiaggia, pur rimarcando che questa rimaneva un'illazione, dato che tutti i testimoni si dicevano comunque convinti che fosse la stessa persona. Cedric Stanton Hicks, professore di fisiologia e farmacologia all'Università di Adelaide, affermò che alcuni tipi di droga, di cui fornì i nomi al coroner, possono essere assunti per via orale in dosi tanto piccole da renderne quasi impossibile l'identificazione, pur essendo comunque estremamente tossici. I nomi non furono resi noti al pubblico fino a quando, agli anni 80, allorché entrambe le sostanze, la digitale e la obaina, erano facilmente reperibili per chiunque in qualsiasi farmacia senza dover dar motivo valido per l'acquisto. Venne notato anche che l'ultimo movimento dell'uomo, quello visto dai testimoni alle 19, potrebbe essere stata l'ultima convulsione precedente alla morte. Nonostante gli indizi, il coroner non fu in grado di determinare la causa della morte dell'uomo di Somerton. Ciò ha portato le autorità a definire il caso un mistero senza paragoni e a credere che la causa di morte potrebbe non essere mai chiarita.
più o meno nello stesso periodo dell'inchiesta del coroner, venne rinvenuto in un taschino dei pantaloni un piccolo pezzo di carta arrotolato con sopra stampate le parole Taman Sud. A questo punto vennero convocati dei dipendenti della biblioteca pubblica per tradurre le parole che risultarono essere quelle parole conclusive delle Rab Hait, un'opera di Umar Khayyam avente il significato di finito, concluso. Sebbene la grafia corretta del termine sia Taman, in relazione a questo caso, la parola è spesso stata scritta e pronunciata dai media Taman, con la N finale. Sul retro il pezzo di carta era bianco. Dopo un'inutile ricerca a livello nazionale di una copia della Rab Hait compatibile con quel pezzo di carta, una foto del frammento venne pubblicata dalla polizia interstatale e un uomo, che ottenne dalla polizia l'ordine di restare anonimo, rivelò di aver fatto una prima edizione estremamente rara di una traduzione di Edward Fitzgerald delle Rab Hait pubblicata nel 1859 da Whitcomb and Toms in Nuova Zelanda. Sul sedile posteriore della sua auto, che aveva tra l'altro lasciata aperta circa una o due settimane prima del ritrovamento del corpo, in un parcheggio di Jettirot, sempre a Glenelg, egli non sapeva della connessione fra il libro e il caso di cronaca fino a quando non l'aveva appreso dal giornale il giorno precedente. Tramite analisi al microscopio venne accertato che il pezzo di carta era stato strappato proprio da quel libro. Il soggetto del poema portò la polizia a supporre che l'uomo di Somerton si fosse suicidato con del veleno, una teoria che comunque non aveva altri indizi a supporto. Sul retro del libro c'erano delle leggere annotazioni a matita, costituite da lettere maiuscole disposte su 5 righe, di cui la seconda riga barrata. Dato che la seconda riga è molto simile alla quarta, si è ipotizzato che sia barrata in quanto errata, il che porterebbe a supporre che le lettere costituiscano un codice segreto. Le scritte sono le seguenti: WRGOABABD. La seconda riga, che appunto è stata barrata, è MLIAOI. La terza riga, WTBIMPANETP. Quarta riga, MLIABOAIAQC. Quinta e ultima riga, ITTMTSAMSTGAB. Non è chiaro però se la prima e la terza riga comincino per M o per W, ma in genere si tende a considerarla una W, data dalla differenza delle M della seconda e della quarta riga. Inoltre si notò una piccola X sopra l'ultima O del codice, il cui significato non è interpretabile. Inizialmente si pensò a un testo in qualche lingua straniera, ma poco tempo dopo l'ipotesi del codice acquisì più spessore. I crittografi convocati per decifrarlo non vi riuscirono. Il Dipartimento della Difesa australiano, dopo aver analizzato le scritte, riferì quanto segue. Primo, i simboli sono insufficienti per definire uno schema. 2. I simboli potrebbero essere un codice di sostituzione complesso o un prodotto insensato di una mente disturbata. Terzo e ultimo punto, non è possibile fornire una risposta soddisfacente. Sul retro del libro c'era notato anche un numero telefonico appartenente a un'ex infermiera 27enne che abitava Mosley Street a Glenelg, circa 400 metri a nord di dove il corpo è stato rinvenuto. Il suo nome è Jessica Thompson, soprannominata anche Justin. La donna disse che mentre lavorava al Royal North Shore Hospital di Sydney durante la Seconda Guerra Mondiale, possedeva una copia del Rab Hait che nel 1945 al Clifton Gardens Hotel di Sydney aveva regalato ad un luogotenente della sezione trasporti acquatici dell'esercito australiano Alfred Boxall, allorché il detective Lane le mostrò il calco in gesso del corpo. A questo punto Justin disse di non essere in grado di identificarlo, né di confermare o escludere che si trattasse di Boxall. Secondo Lynn, vedendo il calco, la donna avrebbe avuto una reazione molto forte, descritta come completamente presa alla sprovvista, al punto da dare l'impressione di stare per svenire. In un'intervista del 2002, Paul Lawson, il tecnico che aveva fatto il calco, riportò di aver notato che la donna, dopo aver visto il busto, aveva immediatamente distolto lo sguardo e non l'aveva più guardato. Si noti che Thompson era il cognome di Prosper Thompson, l'uomo che Justin avrebbe sposato solo più avanti nel 1950, dopo che lui ebbe ottenuto il divorzio dalla prima moglie,
ma dal quale aveva avuto già un figlio nel 1947 chiamato Robin. Il suo cognome in quel periodo, quello da nubile, era Power. Tuttavia la polizia si identificò come Jessica Thompson, anche se allora non era ancora sposata e non è nemmeno certo che coabitasse già con il futuro marito. I media riportarono che la donna avrebbe affermato di essersi trasferita a Melbourne dopo la guerra e una volta sposata. Avrebbe poi ricevuto una lettera da Boxall, al quale avrebbe risposto di essersi appunto sposata. La Thompson avrebbe aggiunto anche che verso la fine del 1948 un uomo sconosciuto avrebbe chiesto informazioni su di lei e al suo vicino di casa. Non esiste alcuna prova che Boxall, che non conosceva il cognome della donna da sposata, abbia avuto alcun contatto con lei dopo il 1945. La Thompson, che negò di sapere alcunché sul caso, ottenne dalla polizia di rimanere anonima per evitare l'imbarazzo di essere collegata all'uomo di Somerton o a Boxall. La polizia glielo accordò, privando le indagini seguenti di una delle piste più promettenti. Il suo nome era considerato importante, poiché c'era la possibilità che fosse la chiave per decifrare il messaggio sul retro del libro. Gerald Feltus, un investigatore in pensione che aveva seguito il cold case, intervistò Justin nel 2002, affermando di averla trovata completamente evasiva o comunque restia a parlare dell'argomento. Egli disse di non parlare di lei pubblicamente, poiché la sua famiglia ignorava il suo coinvolgimento nel caso. Feltus era dell'opinione che Justin conoscesse l'identità dell'uomo morto. Jessica Thompson, purtroppo, morì nel 2007. In un suo libro del 2010, Gerard Feltus affermò di aver ricevuto il permesso di rivelare i vari nomi del caso della famiglia del marito di Justin, che però sono considerati solo pseudonimi. La polizia credette che l'uomo trovato morto fosse effettivamente Boxall, fino a quando non lo trovarono vivo e vegeto con ancora la sua copia del Rabbi, un'edizione stampata a Sydney nel 1924, completamente integra. Boxall, che dopo la guerra aveva ripreso il suo precedente lavoro in un deposito di autobus di Randwick, nel Nuovo Galles del Sud, era completamente ignaro la connessione fra l'uomo di Somerton e se stesso. Si diffusero alcune voci secondo le quali Boxall avrebbe svolto un'attività di intelligence durante la guerra e l'uomo di Somerton sarebbe stato una spia al servizio dell'Unione Sovietica, avvelenata da ignoti avversari. In un'intervista a cui partecipò nel 1978, Boxall affermò di non aver mai parlato a Justin del suo lavoro nell'esercito e che non avrebbe potuto sapere nulla, almeno che altri non gliene avessero parlato. A diffondere queste voci contribuì anche il fatto che l'uomo era morto ad Adelaide, la capitale più vicina a Woomera, una base missilistica e centro di intelligence top secret, e anche il particolare che una delle città da cui l'uomo avrebbe potuto essere partito per Adelaide era Port Augusta, anch'essa vicina a Woomera. 3 mesi prima della morte dell'uomo di Somerton, il 6 agosto 1948, era inoltre morto per avvelenamento da digitale Harry Dexter White, membro del Dipartimento del Tesoro statunitense, che era stato accusato di essere una spia sovietica nelle indagini del progetto Venona. Oltre a ciò, nell'aprile 1947, la Signals Intelligence Service statunitense, nel corso di questo progetto, scoprì del materiale top secret che era stato fatto passare dal Dipartimento degli Affari Esteri e del Commercio Australiano all'ambasciata sovietica a Canberra. Questo portò nel 1948 ad un divieto di trasferimento di qualsiasi informazione riservata statunitense all'Australia, decisione alla quale il governo australiano rispose creando l'Australia Security Intelligence Organization. Dopo l'inchiesta venne effettuato un calco di gesso dall'uomo dalle spalle in su, quindi il corpo venne sepolto al West Terrace Cemetery di Adelaide. La cerimonia di sepoltura venne condotta dall'Esercito della Salvezza e le spese di sepoltura vennero pagate dalla South Australian Grandstand Bookmaker Association. Anni dopo la sua sepoltura, sulla tomba cominciarono a crescere dei fiori, quindi anche la polizia interrogò una donna che era stata vista lasciare il cimitero, la quale dichiarò di non sapere nulla dell'uomo sepolto. Ma circa nello stesso periodo, la receptionist dello Strathmore Hotel, situato di fronte alla stazione di Adelaide, rivelò che un uomo strano, così l'ebbe descritto, aveva occupato la stanza 21 nel periodo della morte dell'uomo di Somerton, lasciandola il 30 novembre 1948.
1948. Ricordò anche che gli addetti alla pulizia avevano trovato nella stanza un astuccio medico nero e una siringa ipodermica. Il 22 novembre 1959, Collins, un detenuto del carcere di Whanganui, affermò di conoscere l'identità dell'uomo di Somerton. La polizia dell'Australia Meridionale considera il caso ancora aperto. Il calco in gesso, che contiene anche alcuni dei capelli dell'uomo, è ancora conservato dalla polizia, ma molte delle prove restanti sono scomparse. La formaldeide, usata per imbalsamare il corpo, ne ha rovinato buona parte del DNA. La valigia marrone è stata distrutta nel 1986 e le dichiarazioni dei testimoni sono scomparse dagli archivi digitali della polizia con il passare degli anni. Sono stati numerosi negli anni successivi, e tutti senza esito, i vari tentativi di decifrare il codice trovato nel retro del libro, condotti anche da intelligence militare e navale, matematici, astrologi e crittografi amatoriali. Nel 2004 l'investigatore in pensione Gerald Feltus ipotizzò che l'ultima riga del codice, che appunto è ITTMTSAMSTGAB, fosse la sigla di It's time to move to South Australia Mosley Street, che letteralmente significa è tempo di andare a Mosley Street in Australia Meridionale. Mosley Street era la via di Glenelg, dove abitava appunto l'infermiera Jessica Thompson. In un documento sul caso, intitolato The Somerton Beach Mystery, prodotto dall'Australian Broadcasting Corporation nel 1978, vennero intervistati Boxall, che non fu in grado di aggiungere niente al nuovo caso, e Paul Lawson, che aveva fatto il calco del corpo, il quale rifiutò di rispondere quando gli venne chiesto se qualcuno aveva identificato positivamente il corpo. Nel 1994 il giudice e il medico forense John Harbert Phillips dichiararono che, dati la congestione dello stomaco, l'assenza di malattie naturali e l'assenza di altre prove macroscopiche, era indubbio che a provocare la morte fosse stata la digitale. Il sovrintendente capo dell'Australia Meridionale, Lee Brown, che seguì il caso, si disse invece convinto che l'uomo venisse da uno dei paesi del Patto di Varsavia, il che avrebbe spiegato l'incapacità della polizia di stabilirne l'identità. Nel marzo 2009 un gruppo di professori dell'Università di Adelaide, guidati da Derek Abbott, ha ripreso in mano il caso, cercando di decifrare il codice e proponendo di riesumare il corpo per effettuare il test del DNA. Queste investigazioni sono però state rese difficili da una serie di fattori. In primo luogo, negli anni 60 la copia della Rab Hyde coinvolta nel caso è andata perduta e purtroppo non si è riusciti a trovarne un'altra identica. Anche i resoconti delle autopsie del 1948 e del 1949 non esistono più, e sebbene la Bar Smith Library conservi diverse annotazioni di Cleland, nessuna di esse riguarda questo caso. Il professore di anatomia dell'Università di Adelaide, Macy Henneberg, esaminando le immagini delle orecchie dell'uomo, ha notato che la cavità superiore è molto più grande rispetto a quella inferiore, una caratteristica rara nella popolazione caucasica, portata solo dall'1-2% degli individui. Esami dentistici effettuati nel maggio 2009 hanno anche evidenziato che l'uomo di Somerton soffriva di ipodontia in entrambi gli incisivi laterali, anche questa una caratteristica davvero rara, comune a solo 2% della popolazione mondiale. Nel giugno 2010 Abbott riuscì ad avere una fotografia del figlio di Justin, Robin Thompson, nel quale erano evidenziati chiaramente sia le orecchie che i denti, e dalla quale si poteva dedurre che il ragazzo aveva sia la stessa conformazione delle orecchie dell'uomo di Somerton sia l'ipodontia. Le probabilità che ciò fosse una coincidenza sono stimate a 1 su 20 milioni. Secondo l'ipotesi dei media, Robin, che aveva 16 mesi nel 1948 ed è deceduto nel 2009, avrebbe potuto essere figlio di Alfred Boxall o dell'uomo di Somerton, fatto passare da Jessica come figlio di suo marito Prosper, un'illazione che potrebbe essere smentita o confermata dal test del DNA. L'esumazione del corpo è stata però negata nell'ottobre del 2011 dal procuratore generale John Rowe, affermando che
devono sussistere ragioni di interesse pubblico che vanno ben al di là della curiosità popolare o del vago interesse scientifico. Nel 2011 una donna di Adelaide consegnò a Enneberg un documento di identità che aveva trovato fra le cose di suo padre, appartenuto a un tale H. Reynolds, il quale assomigliava molto all'uomo di Somerton. Enneberg confermò l'estrema somiglianza di Reynolds con l'uomo di Somerton, in particolare grazie all'identicità delle orecchie dei due e ad un neo sulla guancia nella stessa identica posizione in entrambe le foto. La coincidenza fra le due fotografie portò Enneberg a identificare positivamente l'uomo di Somerton con Reynolds. Il documento emesso negli Stati Uniti il 28 febbraio 1918 identificava Reynolds come un marinaio britannico avente l'età di 18 anni. Tuttavia, ricerche condotte presso gli archivi nazionali del Regno Unito e il memoriale di guerra australiano non trovarono alcun riscontro di questo Reynolds e al 2011 le indagini in proposito erano ancora in corso da parte della polizia dell'Australia meridionale. Nel luglio 2013 Abbott fece pubblicare una rappresentazione artistica del morto con la speranza di facilitarne l'identificazione, in quanto a suo dire la foto dell'autopsia che era stata pubblicata già allora non sarebbe stata sufficiente per riconoscere l'uomo. Abbott inoltre ha contestato il fatto che la polizia, occupandosi ai tempi del caso, avrebbe sorvolato su alcuni particolari, ad esempio il fatto che il pacchetto di sigarette Army Club contenesse invece sigarette Kensitas, e venne ricondotto alla diffusa pratica del tempo di comprare sigarette economiche riponendole in confezioni di sigarette più costose, che ovviamente le Kensitas erano piuttosto care. Il che porterebbe ad investigare sulle sigarette, sostituite ad insaputa dell'uomo di Somerton, come fonte del veleno, una pista mai seguita. Abbott notò anche che dal tipo di confezione del filo cerato Barbour sarebbe stato possibile risalire al paese in cui era stato acquistato. Nel novembre 2013 la famiglia di Justin concesse un'intervista televisiva. In quel frangente Kate Thompson, figlia di Jessica e Prosper, affermò che la madre le avrebbe rivelato di avere mentito alla polizia e di conoscere l'identità dell'uomo di Somerton, che era conosciuto anche ad un livello superiore di quello della polizia. Constatò anche che Jessica era una simpatizzante comunista e sapeva parlare il russo, quindi credeva che sia lei sia l'uomo di Somerton potesse essere spie al servizio dell'Unione Sovietica. La nuora di Jessica, moglie di suo figlio Robin, credeva che l'uomo di Somerton fosse il padre naturale, supportando la richiesta di Abbott di effettuare il test del DNA riesumando il corpo. Kate si opponeva invece alla cosa, ritenendo la riesumazione irrispettosa nei riguardi di suo fratello. Il 19 maggio 2021 i resti dell'uomo misterioso sono stati infine riesumati nel cimitero di Western Race di Adelaide, disponibile per l'esame forense. Il 26 luglio 2022, a 75 anni dal rinvenimento del corpo, Derek Abbott, professore dell'Università di Adelaide, dichiara ai media di aver finalmente risolto il mistero. Attraverso approfonditi esami del DNA svolti con la genealogista statunitense Colin Fitzpatrick, avrebbe identificato l'uomo di Somerton come Carl Charles Webb, un ingegnere elettrico di Melbourne nato nel 1905. La polizia australiana è tuttora in attesa di ricevere i risultati del test del DNA per confermare il tutto in via ufficiale la notizia. Ragazzi, anche per oggi, ma solo per oggi, questo mio video termina qua. Vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, di attivare tutte le campanelline, di commentare e di condividerlo. Noi ci vediamo prestissimo nel nostro prossimo video. Ciao a tutti ragazzi e stay tuned!